nella dirigenza del calcio storico e proprio come istruttore fondato e voluto di sbandieratori, quindi i famosi città e la partecipazione popolare, ricordava prima, avevano ferite, contusioni eccetera. Allora, da tutti gli spettatori di Piazza Santa Croce vedete anche i nazionali agli Expo, perché sono veramente un'etichetta italiana, i banderai degli Uffizi. Manca meno di mezz'ora intanto all'avvio della... Ora sta alzando la palla bianca nella zona dei... Ha saputo reagire, andare avanti, oggi ci godiamo questo immenso spettacolo, continua a entrare in... Se no non lo riconosceresti. Sì, in realtà poi il simbolo... Vogliere qualche testimonianza, sensazioni! Uccidiamoli! Intanto c'è Gianmarco... Gridate con me! Viva Fiorenza! Viva Fiorenza! Vediamo che ci sia lo spettacolo, chiede un allineamento tra le due linee del pallaio, sollevato il pallone, si parte subito, ovviamente quelli che vedete sono fronteggiamenti sul sabbione di Santa Croce, perché questo può essere un elemento, tutti i placcaggi ovviamente presi a terra, fronteggiamenti uno contro uno, li vediamo, c'è grande intensità, Azzurro che prova a trovare il varco tra calciati bianchi, la recuperano bene, la costruzione dell'azione è molto buona, attenzione al calciato bianco, può aprire ancora a sinistra per il suo compagno che prova a trovare lo spazio, va avanti verso calciati bianchi, eccolo qua, caccia, abbiamo avuto un'incertezza qui a difendere. Allora, questa è stata un'azione veramente costruita alla perfezione dai bianchi, che hanno trovato lo spazio, sono testa a testa, ma gli scontri di contro legati sono arrivati, grazie agli azzurri, attenzione, caccia di Azzurri, eccolo qua la nostra, e qua abbiamo visto azione magistrale, Azzurro che è riuscito poi con il pallonetto a liberare il suo compagno, e caccia Azzurra per l'1-1, si cambia ovviamente di nuovo il campo, chi è stato Cristiano a realizzare la caccia? L'ha realizzata Jobel De Castro. La partita, in quanto ci sono stanchezze, ci sono spazi, Azzurri avanzano, poi ci sono spazi, Amir va avanti, caccia per gli Azzurri che si portano sul 2-1, costruita benissimo, il tempo e lo spazio è bianco. Purtroppo non so che cosa ora è successo. Intanto è successo qualcosa, perché evidentemente si stanno... questo non è bello, vedete, però qua non è composto di linee, i bianchi la riprendono, attenzione, i bianchi ancora possono avanzare, possono provare ad andare a caccia, grande giocata del calciante bianco, grandissima giocata e caccia per il 2-2, gli spazi che ci sono, ma i bianchi sono ben messi davanti al lato corto del campo dove c'è la caccia, trovano verso di linea, grandissima l'apertura per il compagno, la caccia che sacca, qui ha segnato la caccia, ma Jobel De Castro, un traversone, non è un caso che un regista che gioca alla nazionale delle Filippine, cose che alleni si può provare, provano ad andare avanti bianchi, il pallonellino, no, Azzurri, non ce la fanno, spinge, attenzione, caccia, caccia del bianco, incredibile, incredibile, con i giocatori a terra, avanzano gli Azzurri, possono provare lo spazio, ce l'hanno, verso la caccia, e caccia degli Azzurri, 4-3, 4-3, diciamo l'errore passato, poi la rivediamo al replay. Non aveva tanto senso questo. È pronti sulla battuta, palla in aria, devono prendere gli Azzurri, lo possono prendere, vai disturbato che c'è Azzurro, la sua caccia, 5-3, 5-3 per gli Azzurri, esplode, si continua a perdere le battute. Gli Azzurri possono sfruttare sicuramente il fattore del cronometro, possono iniziare a giocare, lancio lungo, attenzione verso il compagno, e caccia, un'apertura perfetta, che in questo momento ora è dura. Adesso si fa dura, perché hanno avuto una squalifica, lancio lungo a trovare il compagno che è completamente solo, e di nuovo caccia, per il 7-3 degli Azzurri, il capitano di parte azzurra. C'è stata anche qua una grande... È finita! Esplodono i sostenitori di Santa Croce, vincono gli Azzurri per 7 calciatrici bianchi. È stata una partita... questa esperienza dal lato nostro che abbiamo sfruttato. Ci vediamo in finale, il 20 contributo. Abbiamo vissuto con voi 50 minuti di emozioni. Grazie di cuore per essere stati con noi. E adesso festeggiano gli Azzurri di Santa Croce.